dal telegiornale di Toscana TV. Parliamo delle nomine per le partecipate a Firenze, tra quelle rimandate e quelle da completare, la stagione delle nomine proprio per alcune partecipate più importanti di Firenze arriverà a settembre e sarà un mese caldissimo. Ci racconta tutto Alessio Poggioni. Se non fosse stato per il maggio musicale fiorentino salvato dal piano da 7 milioni e mezzo varato martedì, anche quel capitolo sarebbe stato uno di quei post-it che affastellano la scrivania di Dario Nardella, Eugenio Giani e molti altri, che invece oggi possono preoccuparsi del futuro dell'ente lirico, per cui il sindaco di Firenze ha chiesto un mandato più lungo per il commissario Cutaia, altri 6 mesi e quindi fino a marzo 2024, e magari un direttore generale che si occupi dei conti e dei bilanci e lasci spazio al sovrintendente per le scelte artistiche. Ma, dicevamo, se il maggio si avvia nel suo processo di risanamento, altre partite, i post-it di cui sopra, sono ancora tutte da decidere e non sono partite da poco. Firenze Fiera, Mercafir, Firenze Parcheggi, Fondazione Cassa di Risparmio, solo per citarne alcune. Un Tetris complicato che tiene insieme le istanze di più soggetti e le mire di diversi partiti politici in città. Anche per questo l'orizzonte estivo verrà superato in favore dell'autunno, quando le scelte saranno più mature e forse la mediazione avrà prodotto alcuni frutti. Così a metà settembre sarà il turno del nuovo CDA di Firenze Fiera, con l'approvazione del bilancio e l'individuazione del partner industriale privato. Il 20 settembre scadrà invece il consiglio d'amministrazione della Mercafir, rinviato a quella data. Una proroga, come quella concessa a oltranza, al board di Firenze Parcheggi. Probabile che chi oggi sta in uno di questi luoghi possa approdare alla guida di un altro, come mosse di scacchi di un quadro politico in evoluzione e il cui artefice è oggi, prima di tutti, il sindaco uscente Dario Nardella, che tuttavia deve fare i conti anche con quello che è l'autentico portafoglio della città, l'ente Cassa di Risparmio, che muove investimenti, soprattutto in cultura, per milioni di euro. Qui la carica del presidente Salvadori è scaduta il 15 luglio, ma si va verso il rinvio a settembre per sbrogliare la matassa di tanti papabili successori. Il più quotato, si dice, sarebbe Bernabò Bocca, attuale presidente nazionale di Federalberghi, ma c'è chi tira in ballo Marco Carrai. Va da sé che tutto ciò si incardina in una prospettiva che ha molto a che fare con gli scenari politici in divenire, quelli in cui il PD e Renzi dovranno sedersi a un tavolo e parlare del futuro di Palazzo Vecchio, nonché la vociferata volontà di Nardella di candidarsi alle europee, per cui non guasterebbe lasciare una situazione distesa in città, senza considerare le mire del centrodestra e in particolare Fratelli d'Italia, che sa bene che per poter un giorno governare Firenze bisogna prima accreditarsi in certi mondi e sta da tempo bussando alla porta. E ora andiamo a Pisa perché due giovani sono rimasti feriti gravemente, anche se non sono in pericolo di vita, dopo essere precipitati ieri sera dalle spallette dell'Arno, proprio nel centro della città. Un altro giovane era stato invece trovato poco prima ferito in modo lieve a una mano da un'arma da taglio. Sui due episodi avvenuti intorno alla mezzanotte e al momento apparentemente distinti sta indagando la squadra mobile della Questura di Pisa. Ha già acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza urbana che si trovano nella zona. E ora andiamo nel Pratese, due ditte a fuoco, nella notte è scoppiato l'incendio, un vasto capannone, tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. Un vasto incendio è scoppiato nella notte, nella zona industriale di Via Lombarda, tra Poggio a Caiano e Comeana, in provincia di Prato. Due le attività avvolte dalle fiamme, con una colonna di fumo ben visibile da lontano. Si tratta di una ditta di bomboniere, la linea Fibac SRL, che proprio ieri aveva chiuso per ferie, e di una ditta tessile che attualmente sarebbe stata utilizzata come deposito per mascherine e altri dispositivi medici. L'allarme al 115 è partito intorno all'una. Sul posto sono intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco, dalla centrale di Prato, dal distaccamento di Montemurle e da Firenze, oltre a 4 autobotti, di cui una proveniente da Pistoia. L'azione tempestiva ha permesso di fermare le fiamme evitando che attaccassero le ditte vicine. Non risultano feriti. Un odore acre si è diffuso nel paese. Il grosso dell'incendio è stato estinto, ma rimangono ancora alcuni punti all'interno del capannone, dove permangono dei focolai a causa dell'elevata concentrazione di materiale in deposito. Le operazioni proseguiranno probabilmente anche per questa notte. In corso anche i primi accertamenti per ricercare le cause del rogo. È un uomo di 79 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi dopo essere stato colpito da una pianta in un bosco alla secca nel comune di Abetone. Siamo a Cutigliano, nella provincia di Pistoia, dove l'anziano vive. L'infortunio è avvenuto a metà mattinata mentre era in corso il taglio
di piante, come riferisce il SAST, intervenuto insieme a Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e ai sanitari inviati dal 118. È stato attivato anche l'eli soccorso, però non è potuto avvicinarsi alla zona a causa delle linee elettriche nelle vicinanze. Secondo quanto spiegato, il 79enne stava tagliando delle piante quando una pianta l'ha colpito, rimanendo schiacciato. E la riforma toscana della medicina d'emergenza al momento ha trovato scarsa applicazione, quanto emerge da un sondaggio fatto in 18 pronto soccorso toscani. Tutti i dettagli in questo servizio. Eleonora Barbiera. È ancora solo sulla carta la riorganizzazione toscana del servizio di emergenza urgenza varata dalla regione la scorsa primavera per far fronte agli enormi problemi che il personale sanitario sta affrontando quotidianamente a causa di organici sempre più ridotti all'osso, nonostante il numero di accessi sia in crescita. Secondo un sondaggio condotto dalla società scientifica Simeu Toscana, tra 18 pronto soccorso della nostra regione, di cui ben 14 sopra i 40.000 accessi annui, tale riforma è stata ben accolta dal sistema di emergenza-urgenza, ma trova ancora scarsa applicazione a livello locale, almeno nelle azioni ritenute più impattanti e prioritarie previste nei primi due mesi. La riorganizzazione prevede una serie di interventi volti a sollevare i medici dei pronto soccorso dai codici minori in modo che possano concentrarsi solo e soltanto su ciò che gli compete, ovvero le emergenze. Ebbene, secondo il sondaggio, frutto di 16 domande a risposta chiusa, l'implementazione della casistica dei fast track è ancora teorica. L'integrazione professionale da parte degli altri specialisti nella casistica di competenza risulta marginale, seppur utile, alla copertura del turno di guardia. Gli accessi per problematiche minori risultano essere debordanti nei pronto soccorso della Toscana e non risultano ancora attivati percorsi alternativi efficaci per la presa in carico di tale casistica in altre sedi sanitarie, anche territoriali. Significa che sulle spalle dei pochi medici di emergenza che ancora non sono fuggiti verso impieghi più redditizi e meno stressanti è rimasto un carico di lavoro pesantissimo che durante l'estate, con le ferie dei colleghi, si fa ancora più estremo. Eppure, dal sondaggio, emerge che tale personale continua a garantire la sicurezza delle cure nelle emergenze. Un'abnegazione che dovrebbe essere premiata dai vertici delle aziende sanitarie toscane con l'applicazione completa e veloce della riorganizzazione regionale. E invece siamo ancora alla teoria, o quasi. Al Via Capalbio Libri, la 17ª edizione del Festival sul piacere di leggere. Vediamo. Tutto pronto per l'inizio della 17ª edizione di Capalbio Libri, il festival che si terrà a Capalbio dall'1 all'8 agosto con due appuntamenti al giorno, alle 20 e alle 22, un'edizione con una nuova location accogliente, la terrazza Capalbio Libri, a Piazza dei Pini, ai piedi del Borgo Antico. La manifestazione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa in regione. Grande attesa per gli ospiti, tra questi Pupi Avati, Carlo Cottarelli, Paolo Di Paolo e Antonella Viola. Direttore, le caratteristiche di questa edizione quali sono? Allora, dopo 17 anni comincia una piccola rivoluzione che durerà fino alla 20ª, dove faremo un grande festeggiamento di questi primi 20 anni. Una svolta digitale, una nuova location, l'uso del digitale in maniera massiccia, un grande schermo 5 metri per 3 che contribuirà a fare lo spettacolo molto più interattivo. E il progetto Zero Carta, vogliamo arrivare nel 2020 con zero carta ma tutto digitale per fare anche un festival sostenibile. Sì, diciamo che Capalbio Libri è l'elemento centrale del palinsesto estivo capalbese, non solo perché si dipana nel periodo centrale dell'estate, ma perché è centrale per contenuti, per qualità e, come avete visto, dai libri che sono sul tavolo, che sono quelli che presenteremo quest'estate, c'è davvero un ritmo sincopato. Per 10 giorni Capalbio si anima del piacere di leggere, della grande capacità di Zagami e di Zizzag di essere attrattore dei grandi ospiti che animano l'estate capalbese, e di questo siamo molto soddisfatti. E ora dai libri al teatro, la compagnia Fulvio e Flavia Cauteruccio debutta domani 31 luglio alle 21 in prima nazionale con Family Affairs al Castello dell'Acciaiolo di Scandicci nell'ambito di Open City 23. Dopo un primo studio realizzato nel passato inverno al Teatro Manzoni di Calenzano, lo spettacolo verrà replicato al MAD Murate Art District di Firenze il 1, il 2 e il 3 agosto alle 21 nell'ambito dell'estate fiorentina 2023.
E ora con Carlo Sestini parliamo di pizza. Vediamo. È il simbolo riconosciuto dell'Italia. Rappresenta un vero e proprio modo di essere per tutte le stagioni. La si guarnisce con qualsiasi cosa, dando spazio alla fantasia, nomi compresi, ma l'originale napoletana ha una base che deve obbligatoriamente seguire un preciso disciplinare e regolamento proprio come quello per il vino. Stiamo parlando della pizza, a tutela e controllo della quale si erge l'associazione Verace Pizza Napoletana, nata nel 1984 con il patrocinio della Camera di Commercio di Napoli. Sono una decina le pizzerie in Toscana che si possono fregiare di questo titolo, l'ultima delle quali si trova in Maremma, presso la struttura Fontermosa Fonte Blanda, con la pizzeria Assai Pizza e Amore, a cui è stata consegnata l'insegna che la inserisce tra chi propone la vera pizza napoletana. Qual è la caratteristica? La prima cosa, l'impasto va fatto, acqua, farina, sale, lievito e passione. Poi la pizza deve essere messa con le mani. Quando esce dal forno deve presentare un bordo non troppo alto dorato, non deve presentare bruciature, deve essere morbida, piegabile, non deve essere dura e deve avere gli aromi essenziali, per esempio del basilico, del pomodoro, dell'olio extravergine. La pizza napoletana è una cosa semplice da fare, infatti tanta gente sta cercando di inventare altre cose per complicarsi la vita. Fatelo come l'abbiamo sempre fatta e non cambiate niente. Siamo veramente contenti, è stato un onore, anche e soprattutto per noi che siamo napoletani, per questo riconoscimento che ora ci obbligherà a fare sempre meglio per onorare la Verace Pizza Napoletana. E prima di chiudere vi ricordo questa sera l'appuntamento su Toscana TV, La guerra a Cuba, alle 21 con il film. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.